Nel corso dei primi secoli della propria storia, Roma combatté molte guerre, sia per difendersi dagli attacchi nemici, sia per ampliare il proprio territorio. Attorno al V secolo a.C., con l'inizio della Repubblica, i Romani sottomisero le popolazioni che vivevano nel Lazio: Etruschi, Latini, Sabini e Volsci. I Romani sembravano inarrestabili nelle loro conquiste, ma nel 390 a.C. vennero fermati dalle tribù dei Galli che, dopo aver invaso la pianura padana, arrivarono fino a Roma. Col tempo i Romani si ripresero, e nel 290 a.C. sconfissero anche l'agguerrito popolo dei Sanniti. Alla fine di questi conflitti, Roma aveva conquistato tutta l'Italia centrale e la Campania. Per espandere il proprio dominio sul mare, i Romani partirono alla conquista della Magna Grecia. La colonia greca di Taranto cercò di opporsi e chiese aiuto a Pirro, re dell'Epiro, l'odierna Albania, che sbarcò in Italia con un esercito di soldati ed elefanti. Vinse facilmente le prime battaglie, poiché i soldati romani, che non avevano mai visto gli elefanti, fuggivano terrorizzati. Però nel 275 a.C., presso Benevento, l'esercito romano sconfisse Pirro, che ritornò in Epiro, e la città di Taranto dovette arrendersi ai Romani. Dopo questa vittoria, Roma riuscì a conquistare facilmente anche le altre colonie greche. In tutte le zone conquistate i Romani diffusero la loro cultura, la loro lingua, il latino, la loro religione e le loro usanze, ma seppero anche accogliere e fare propri gli elementi delle civiltà sottomesse. Dopo aver conquistato la penisola italica, Roma si scontrò con la colonia fenicia di Cartagine per il controllo dei commerci sul Mar Mediterraneo. Roma e Cartagine combatterono, per circa 100 anni, tre lunghe guerre, chiamate guerre puniche. La prima guerra punica si svolse dal 264 al 241 a.C. e fu combattuta in mare. I Romani si dotarono di una flotta di navi attrezzate con dei ponti mobili, i Corvi. Roma riportò brillanti vittorie, e i cartaginesi furono costretti a cedere i loro territori in Sicilia, Sardegna e Corsica. La seconda guerra punica si svolse dal 218 al 202 a.C. Il generale cartaginese Annibale partì dalla Spagna con oltre 30.000 uomini e 40 elefanti. Valicò le Alpi e sconfisse più volte i Romani. Guidati dal console Publio Cornelio Scipione, i Romani sbarcarono vicino a Cartagine, affrontarono l'esercito cartaginese a Zama e lo sconfissero. I cartaginesi dovettero cedere i loro possedimenti in Spagna e in Africa. La terza guerra punica si svolse dal 149 al 146 a.C. Con il pretesto che Cartagine non aveva rispettato le condizioni di pace imposte, i senatori affidarono a Scipione Emiliano il compito di distruggerla. Egli la rase al suolo nel 146 a.C. Ciò che favorì la grande espansione di Roma fu l'organizzazione del suo esercito. Durante il periodo monarchico, ogni cittadino romano tra i 17 e i 60 anni era anche un soldato. L'esercito si formava solamente in caso di guerra, e l'equipaggiamento era a carico del soldato. I più ricchi erano i cavalieri, poiché potevano sostenere le spese per il cavallo. I plebei ricoprivano il ruolo di fanti armati alla leggera, che avanzavano per primi. Al termine della guerra, i soldati tornavano alle loro occupazioni. Durante la Repubblica, a partire dal 107 a.C., il console Caio Mario istituì un esercito permanente formato da volontari, la cui dotazione era a carico dello Stato. Il soldato riceveva le armi, uno stipendio e una parte del bottino conquistato. Alla fine del servizio militare otteneva un piccolo podere di terra da coltivare. La formazione base dell'esercito era la legione, composta da circa 6.000 uomini. Per questo i soldati erano chiamati legionari. Durante le battaglie i soldati costruivano l'accampamento, detto castrum. Aveva forma quadrata ed era diviso da due strade principali. Il cardo, che andava da nord a sud, e il decumano, da ovest a est.
Le strade si incrociavano perpendicolari al centro dell'accampamento, dove si trovava il pretorio, il quartier generale del comandante. All'accampamento si accedeva attraverso quattro porte. Il castrum era protetto da una palizzata difensiva, dotata di torri di avvistamento e circondata da un fossato. I romani realizzavano macchine da guerra, facili da trasportare durante i conflitti, come torri d'assedio, munite di ruote e ponti levatoi, catapulte e arieti. Come abbiamo visto, tra il III e il II secolo a.C., i romani sconfissero i Galli che abitavano la pianura padana. Poi conquistarono l'Anatolia, la Macedonia, la Siria, la Grecia e la Gallia meridionale. I romani chiamavano il Mediterraneo Mare Nostrum, il mare che ci appartiene, poiché le terre che vi si affacciavano appartenevano al dominio di Roma. Per poter governare un territorio così vasto, i romani dovettero provvedere a una nuova organizzazione. Le città che facevano parte della penisola italica diventarono città federate, cioè legate a Roma da un patto. Rimanevano indipendenti ma, in caso di guerra, erano obbligate a combattere al fianco di Roma. Le terre al di fuori della penisola divennero delle province. Gli abitanti potevano mantenere abitudini, tradizioni e religioni proprie a patto che rispettassero le leggi romane e pagassero le tasse. Ogni provincia era amministrata da un proconsole romano. Grazie alle guerre di conquista, i patrizi acquisirono nuove terre e divennero sempre più ricchi. Al contrario, i contadini, che erano andati a combattere nell'esercito, al loro ritorno trovarono i campi abbandonati oppure distrutti dall'invasione di Annibale. Per pagare le tasse furono costretti a venderli ai grandi proprietari terrieri, che unendoli a quelli che già avevano, formarono i latifondi, cioè grandi estensioni di terreno. Inoltre i latifondisti facevano lavorare le terre agli schiavi, perciò i contadini furono costretti a stabilirsi nelle città, in cerca di nuove occupazioni. A questa difficile situazione cercarono di porre rimedio due tribuni della plebe, i fratelli Gracco. Nel 133 a.C., Tiberio Gracco propose una riforma agraria, che prevedeva la restituzione, da parte dei patrizi, dei terreni ricevuti dallo Stato, e limitava la quantità di terre che ciascun proprietario poteva possedere. La riforma fu così contrastata dai latifondisti e da molti senatori, che Tiberio venne ucciso durante un'assemblea. Nel 123 a.C., Caio Gracco propose nuovamente la legge agraria del fratello Tiberio e altri provvedimenti a favore del popolo. Fece distribuire grano ai cittadini poveri a un prezzo molto basso e propose la fondazione di nuove colonie, nelle quali i contadini poveri avrebbero avuto un pezzo di terra da coltivare. Anche Caio fu molto ostacolato e, durante una rivolta, si tolse la vita per non cadere in mano ai nemici. Il fallimento delle riforme proposte dai fratelli Gracco portò a grandi tensioni all'interno della società, e la classe politica romana si divise in due gruppi. I popolari erano i contadini, gli artigiani e la plebe più ricca. Sostenevano le riforme agrarie e la limitazione del potere del Senato, ed erano rappresentati da Caio Mario e, dopo la sua morte nell'86 a.C., dal figlio Gaio Mario. Gli ottimati erano i ricchi, che controllavano la vita politica della città e non volevano rinunciare ai loro privilegi. Erano guidati da Lucio Cornelio Silla. Nell'83 a.C., le tensioni sfociarono in una guerra civile, cioè una guerra combattuta tra cittadini dello stesso Stato, che indebolì la Repubblica. Il potere passò nelle mani di Silla e del suo fedele esercito di legionari. Silla, dopo aver sconfitto i popolari, nell'82 a.C., divenne dittatore a vita, e non solo per i 6 mesi previsti per questa carica. Egli cancellò molte riforme a favore dei plebei e ordinò l'uccisione di tutti i suoi nemici. Nel 79 a.C., Silla si ritirò dalla vita politica. I sostenitori di Gaio Mario cercarono di ribellarsi, ma i seguaci di Silla, Gneo Pompeo e Marco Licinio Crasso, posero fine alle rivolte con la violenza. Pompeo e Crasso, avendo però capito che senza il sostegno del popolo non sarebbero mai riusciti a governare Roma, cercarono l'appoggio di Caio Giulio Cesare.
Egli, pur essendo parente di Silla, sosteneva le riforme a favore della plebe. Nel 60 a.C., i tre uomini strinsero un patto politico, chiamato Triumvirato, che limitava fortemente i poteri dei magistrati e del Senato, volgendoli a loro favore. Nel 59 a.C., Giulio Cesare fu eletto console e si fece affidare dal Senato un esercito. Egli si dimostrò un grande generale e in pochi anni sconfisse i Galli guidati da Vercingetorige e conquistò la Gallia, che corrisponde agli attuali territori di Francia e Belgio. Successivamente si spinse fino in Britannia, l'attuale Inghilterra. Le guerre di conquista resero Cesare molto ricco e potente, ed egli ricompensò i suoi soldati e i cittadini più poveri con terre e denaro. Nel 53 a.C., Crasso morì e Pompeo, approfittando dell'assenza di Cesare, si fece eleggere dal Senato console unico. I successi e il potere di Cesare preoccupavano sia il Senato che Pompeo, che videro in lui un nemico per la Repubblica. Il Senato ordinò a Cesare di lasciare l'esercito e di rientrare a Roma come un semplice cittadino. Cesare non obbedì e sfidò il Senato. Nel 49 a.C., partì dalla Gallia e tornò in Italia con il suo esercito, superando il fiume Rubicone, in Emilia-Romagna, che segnava il confine della Repubblica, oltre il quale era vietato passare con le legioni. Il Senato inviò contro di lui un esercito guidato da Pompeo. Cesare e Pompeo si affrontarono nella Seconda Guerra Civile, che terminò con la sconfitta di Pompeo nel 48 a.C. Pompeo scappò in Egitto, dove fu ucciso da funzionari egizi fedeli a Cesare. Tornato a Roma, nel 45 a.C., Cesare si fece nominare dittatore a vita e riunì tutti i poteri nelle sue mani. Egli promosse molte riforme a favore del popolo. Tolse terre ai senatori per distribuirle ai contadini. Diminuì il numero degli schiavi. Promosse molte opere pubbliche, come ponti e strade, dando lavoro ai disoccupati della città. Raddoppiò le paghe ai soldati e migliorò le condizioni delle abitazioni della plebe. Cesare era sempre più amato dal popolo, ma le sue azioni politiche gli avevano procurato numerosi nemici. I senatori avevano visto diminuire i propri privilegi e temevano che Cesare volesse proclamarsi re. Così, nel 44 a.C., alcuni senatori organizzarono una congiura, cioè un patto segreto, e pugnalarono Cesare a morte. Tra questi vi era anche il figlio adottivo Bruto. La notizia della morte di Cesare si sparse rapidamente a Roma. Il popolo si rivoltò contro i suoi assassini, che dovettero scappare in Grecia. Il corpo di Cesare venne portato nel foro, la piazza principale dove si riunivano i cittadini. Dopo i riti funebri venne letto pubblicamente il suo testamento. Cesare lasciava una parte delle sue enormi ricchezze da dividere tra tutti i cittadini romani, fatto che commosse ancora di più la popolazione. Dopo la morte di Cesare, la situazione a Roma divenne molto instabile. Nel 43 a.C. si formò un secondo triumvirato, composto da Marco Antonio, ufficiale dell'esercito di Cesare, dal generale Lepido e da Ottaviano, figlio adottivo di Giulio Cesare. Ottaviano era nato nel 63 a.C. Aveva grandi doti militari, era astuto, intelligente e coraggioso. Cesare se ne era accorto e perciò lo aveva nominato proprio erede. Dopo aver sconfitto gli assassini di Cesare nella battaglia di Filippi, in Grecia, i triumviri si spartirono il governo dei territori romani.